Siamo come sempre al bollettino Covid di oggi, giovedì 15 aprile. Bene, 215 nuovi casi, leggermente in calo i ricoveri, ma per tutti i dettagli ci trasferiamo in diretta dalla nostra Marina Moretti. Buonasera Marina. Buonasera a te Massimo, buonasera ai nostri telespettatori. Con Diego Martelli questa sera siamo venuti alla Rotonda Paolucci a Pescara, naturalmente per i pescaresi è nota anche come seconda rotonda, laddove la principale è quella di Piazza Primo Maggio, per così dire, ma da qualche anno, grazie alla fontana con tutti questi colori e anche al fatto che viene utilizzata anche molto dai bambini o dai ragazzi per pattinare o per andare sullo skate, insomma. È tornata un po' a nuova vita. Certo che c'entra poco e niente con il Covid, però proviamo anche a scegliere delle cornici per questi che sono sempre dei dati, ovviamente, che devono farci riflettere ancora una volta. Io vorrei iniziare però dicendo che oggi in Italia si sono raggiunti circa 14 milioni di persone vaccinate, alcune già con il secondo. È un passo importante, credo. Ed è un passo che, insomma, se continuiamo a farlo e a farlo ancora, ci porterà verso la fine di tutto quello che ci sta accadendo a noi e al mondo in questo momento. Intanto vediamo cosa è accaduto in Abruzzo nelle ultime ore rispetto ai contagi Covid. Dunque, Massimo, rispetto a ieri, come hai detto tu, si registrano 215 nuovi casi, l'età dai 10 mesi ai 94 anni, i positivi sotto i 19 anni sono 30, di cui 14 in provincia dell'Aquila e 12 in provincia di Teramo e poi uno Pescara e tre Chieti. Da alcuni giorni ormai c'è questo trend dove le positività, anche sotto i 19 anni, più numerose sono nella zona dell'Aquilano o qualcosa anche nel Teramano. Ci sono 5 nuovi decessi di età fra i 70 e i 92 anni. Anche se uno di questi cinque è riferito ai giorni scorsi ed è stato conteggiato oggi. Nel numero di casi positivi sono compresi anche i 56.211 dimessi o guariti, in particolare i guariti oggi sono 248. Attualmente sono positive in Abruzzo 10.232 persone, rispetto a ieri meno 34. Possiamo anche dire che oggi sono stati effettuati 4.361 tamponi molecolari e 2.637 test rapidi antigenici. Il tasso di positività sul numero di tamponi effettuati fra molecolari e antigenici oggi è del 3,1%. Infine la situazione dei ricoveri, 537 pazienti, meno 20 rispetto a ieri, sono in terapia non intensiva. 52 sono in terapia intensiva, anzi 56 sono in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri, mentre 9.639 sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL rispetto a ieri, meno 12. Insomma, il trend dell'Abruzzo è anche un po' quello dell'Italia, dove comunque, anche se a macchia di leopardo con situazioni differenziate, si cominciano veramente a registrare degli abbassamenti dei numeri relativi al Covid e questo nonostante, tra l'altro, si sia ormai a ridosso dei giorni della Pasqua e quindi nel momento in cui forse ci si aspettava qualche numero in più. Infine dico solo che la provincia dell'Aquila anche oggi è quella con il maggior numero di casi rispetto a ieri, più 93, Chieti 40, più 40, Pescara più 17, Teramo più 63. È tutto Massimo, se non hai domande. No, quello che dicevi all'inizio del tuo intervento in diretta mi sembra molto importante, un dato da rimarcare, 14 milioni di italiani già vaccinati. Sì, alcuni devono fare richiamo, in effetti, che hanno già avuto la seconda vaccinazione sono circa 4 milioni, ma insomma sono numeri importanti da cui, come dire, partiamo, ecco.